Maestro Visticchio è tornato a Sanremo, non all'Ariston, però qui a Pian di Nave. Beh, Sanremo è Sanremo, diceva Pippo Baudo. Quindi già mettere piede in città e respirare quest'aria per me è stato un ritorno a casa. In effetti devo moltissimo a questa città perché ha segnato tappe importanti nel mio rapporto con la musica. Ci raccontavano dallo staff che è praticamente un cittadino sanremese. Sì, sì, c'è un grande affetto da parte delle persone che sono nei negozi, i locali, i ristoratori, gli albergatori, insomma anche la gente che occasionalmente si trova qui per in vacanza mi associa inevitabilmente al luogo e quindi c'è molta simpatia, questo mi fa molto piacere. Ci racconta qualcosa dello spettacolo di questa sera? Lo spettacolo che noi proponiamo il sabato è un piccolo, diciamo, è uno sguardo curioso su un periodo della musica che abbiamo vissuto negli anni appunto 80-90. Il titolo è 80-90 e altri numeri musicali, perché i numeri in qualche modo segnano proprio specificamente le epoche. Noi li classifichiamo per decenni, no? I generi musicali, quindi gli anni 60, i favolosi anni 60, poi i rhythm and blues degli anni 70, le influenze sempre maggiori da parte degli stilemmi che arrivano dall'altra parte dell'oceano e dall'Inghilterra, dalla parte anglosassone, grazie ai Beatles, grazie alla musica nera, all'R&B. Ed è bello poter affrontare con un organico di musicisti tra il pop e il classico, un po' tutta la letteratura, e poi mi diverto a un certo punto, poiché non ho dichiarato di quale secolo stiamo parlando, per cui inserisco dentro anche un brano di Vivaldi, che comunque doveva essere 1690, pure quello, più o meno come periodo, quindi ci ritroviamo sempre negli anta. In che fase si trova la musica in questo momento? Lei è stato uno dei primi a partecipare ad un talent come insegnante. Che cosa pensa della musica, di questo periodo attuale della musica? Io penso che innanzitutto è bene che ci siano sempre maggiori occasioni, quindi che ben vengano programmi televisivi, talent. Io sono uno favorevole in generale. È chiaro che nei momenti in cui però questo sbilancia tutta una serie di equilibri basati sul commercio, sul mercato, dobbiamo anche saperli discernere e valutare. Noi sappiamo che i talent devono necessariamente produrre ogni anno nomi, personaggi, gruppi. Possiamo tranquillamente poi accorgerci che nell'arco del tempo qualcuno resta e qualcuno scompare, ma come è giusto che sia. Quindi non fermiamoci solo al talent, io dico cominciamo a pensare anche ad aspetti dove la struttura, la crescita e la formazione sono importanti. Il talent è giusto che faccia quel percorso. Io voglio occuparmi sempre di più di quello che può essere la formazione del musicista, perché uno sceglie di fare il musicista, non sceglie l'occasione rapida e immediata, può anche scegliere una vita fatta di musica. La ritroveremo all'Ariston quest'anno? Ah, io mi auguro di sì, nel senso che qualcuno dice ma mi sa che sei tu che non ci vuoi andare. No, io sono disponibile, se mi chiameranno io ci sarò, se non mi chiameranno può essere anche perché io sia stato lontano dagli momenti produttivi e che prevedono il rapporto con l'artista che poi viene invitato al festival. Se io lavoro con qualcuno che non è invitato, quindi potrei non esserci, però io mi auguro sempre di esserci, cioè quasi quasi verrei lo stesso, indipendentemente dal fatto di partecipare o no in gara al festival, anche perché l'anno scorso ho partecipato a Sanremo per il sociale al teatro del Casinò e quest'anno stiamo valutando se ripetere l'iniziativa. E devo dire che oggi che sono qui ne sento maggiormente la necessità, quindi forse da qui a breve comunicheremo che saremo di nuovo al Teatro del Casinò a,
a fare musica sempre in relazione all'evento festivaliero, ma con questo obiettivo, insomma, del sociale, che se mi è molto vicino e mi appaga, mi riempie. Torna a Sanremo, non da angelo calato sul palco dell'Ariston, ma qui a Pian di Nave. Sì, sono a questo Pian di Nave che già suona male, perché è vero, Pian di Nave ti viene voglia di pensare alla neve più che alla nave, ma effettivamente siamo al mare, quindi è giusto che sia la nave. La prima volta che partecipo a un supermercato, cioè a una festa di un supermercato, mi sono vestito con i colori sociali di Conad e spero di guadagnarmi la pagnotta dicendo e facendo cose che possano interessare un pubblico che spero sia numeroso come nelle altre serate in giro per l'Italia. Visto che ha parlato di supermercato, il suo rapporto con il supermercato? Va a fare la spesa? Le piace? Beh, il supermercato è come la discoteca, si può andare lì e acchiappare, almeno così dicono le statistiche, cioè i single al supermercato acchiappano più che al billionaire. Quindi consiglio a tutti di andare alla Conad e cercare tra i fustini del Dash e le birre Peroni di guardarsi intorno, perché potrebbero cambiare la loro vita alla cassa. È mai successo? No, mai, però ci riprovo ogni giorno. Lo spettacolo di questa sera, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma è un talk show, mi faranno delle domande e darò delle risposte. Non credo che sia uno spettacolo del Moulin Rouge. Però le parole spesso sono più importanti dei gesti e quindi, visto che io do molto valore alle parole, spero che le parole che diremo questa sera rimangano. Cosa rappresenta Sanremo per lei? È stato sul palco dell'Ariston, l'ha calcato con Mike Buongiorno. Tornare qui, che fatto le fa? Beh, mi fa piacere tornarci sempre, perché per me Sanremo è un luogo di vacanza, no? Di Torino a Sanremo come ad Alassio ci siamo andati tutta l'infanzia, quindi io non ho mai avuto emozione a salire sul palco, ci sono salito diverse volte con Baudo, ma anche con Mike, anche con la Carrà, quindi ci sono venuto 3 volte, poi ho fatto 2 dopo festival e poi tante incursioni, premi della regia, quindi tutte le volte che sono venuto mi sono trovato benissimo, perché per me Sanremo è Sanremo. E stasera comunque vada sarà un successo. Sì, questo glielo posso garantire. Si conclude questo viaggio con Conad qui a Sanremo, come è stato questo percorso? Ma il percorso con Conad, è il secondo anno che lo faccio, è veramente entusiasmante, perché si toccano dei posti bellissimi e soprattutto si comprende il lavoro che sta facendo Conad nella comunità, cioè quanto è importante per Conad inserirsi in un tessuto sociale, in un contesto sociale, cosa che io magari dal di fuori non percepivo, invece così si capisce che c'è dietro un lavoro che non è solo vendere dei prodotti, ma proprio familiarizzare con il tessuto sociale. Hai incontrato molte persone in questo viaggio, c'è qualcuna che l'ha colpita particolarmente proprio su questo aspetto di cui parlava lei, del valore della comunità? Beh, mi ha colpito quanto l'Italia sia, cioè abbiamo visto migliaia e migliaia di persone, ma ha colpito quanto l'Italia abbia voglia, cioè quanto ci sia speranza, quanto ci sia voglia di riprendere, basterebbe soltanto, cioè, dare accendere una fiammellina, cioè, per dire, mostrarsi, lo dico da parte dei politici, un po' più rigorosi, un po' più seri, ecco, basterebbe pochissimo, perché l'Italia è veramente un paese dal punto di vista della comunità eccezionale. Il talk show di questa sera, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma nel talk show, in realtà, che stasera credo che cambieremo il programma, perché faremo un talk con Piero, io e Piero, e quindi ci saranno dei ricordi, ci saranno delle cose, degli aneddoti, perché insomma, a parte il fatto che io da quest'anno ho avuto la fortuna di lavorare con Piero e quindi ho trovato un compagno di lavoro veramente veramente di grande livello, e poi saranno anche le nostre storie personali, perché sia lui che io abbiamo insomma 30 anni di televisione alle spalle, 30 anni di spettacolo alle spalle, quindi di cose un po' ne sono successe.
Direi che è andata molto bene, questo grande viaggio lungo tutta l'Italia ha visto decine di migliaia di persone partecipare ai nostri incontri e siamo contenti che Sanremo sia una degna chiusura di questa bella avventura che si ripete da 3 anni. Gianni Agnocchi ha parlato del valore della comunità che crea Conad, cosa ne pensa? Il grande viaggio è fatto per quello, per collegare la nostra attività, come spero facciano anche altri imprenditori, alla comunità che gli sta attorno, perché qualsiasi impresa deve trovare un modo di ricongiungersi con la comunità in cui vive. È il secondo anno, state pensando all'anno prossimo? Normalmente il giorno dopo in cui finisce l'edizione di un anno si comincia a pensare all'anno prossimo, di solito facciamo qualche cambiamento perché ogni esperienza ci suggerisce qualche idea nuova e quindi tra ottobre e novembre inizieremo a programmare la prossima attività del 2018. Qualche ospite che vuole portare sul palco, che ha il desiderio di portare l'anno prossimo? Tantissimi, ma è meglio non azzardare dei nomi perché poi magari poi non è possibile oppure non si riesce, ma credo che abbiamo portato in questa edizione dei grandi nomi, da Gianni Agnocchi, adesso Chiambretti questa sera, altre personalità conosciute al grande pubblico in altre occasioni, però crediamo di aver messo insieme un'iniziativa di grande qualità. Un percorso del genere, un viaggio del genere, quanto conta sul rapporto con il cliente, sulla costruzione di un rapporto con il cliente? Ma adesso conta questa iniziativa, ma che se fosse da sola e durante l'anno noi non facessimo altre cose, evidentemente sarebbe un'iniziativa sprecata. Invece conta quello che fanno tutti i giorni i nostri soci nel rapporto con le comunità, con le associazioni sportive, con chi sul territorio magari aiuta chi è meno fortunato. E quindi il Grande Viaggio si inserisce in questo contesto in cui c'è un'attività più quotidiana, meno conosciuta ma altrettanto importante.